L'articolo 46, forse è meglio ricordarlo, che l'articolo 47 della Costituzione recita così: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare al diretto investimento azionario. Allora, con questo decreto noi otteniamo che 100.000 risparmiatori della Popolare dell'Etruria, Cari Ferrara, Cari Chieti e Banca Marche hanno visto azzerati i loro risparmi, azzerati completamente da un giorno all'altro, anzi da una notte all'altra, per un valore di circa 1,2 miliardi di euro. Si aggiungono a 200.000 e oltre azionisti della Banca Popolare di Vicenza, della Veneto Banca, che li hanno preceduti in questa triste sorte a causa di un altro decreto legge del governo Renzi approvato quest'anno che obbligava le banche popolari a trasformarsi in SPA. Allora, come facciamo a parlare di tutela? Quale tutela quando i risparmiatori sono stati truffati e derubati? Come si fa a parlare di incoraggiamento del risparmio quando il risparmiatore viene frodato dal governo? Risparmiatori che si fidavano di queste banche, che portavano il nome delle loro città, portavano il nome delle loro regioni, avevano nel titolo la parola popolare che li faceva sentire più vicini a loro. Si tratta di piccoli risparmiatori, comuni cittadini, il popolo che secondo la Costituzione dovrebbe essere sovrano, secondo l'articolo primo, e che invece è l'unico a rimetterci in questa questione. Altro che sovrano, il popolo qui viene schiacciato. L'articolo 3 della Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di condizioni sociali. Come facciamo a parlare di dignità quando la dignità di cui parla la Costituzione di questi obbligazionisti e azionisti di queste quattro banche fallite viene calpestata? Si parla senza distinzioni, ma come si fa a usare questo termine quando si fanno e come delle distinzioni fra cittadini di serie A, i veri responsabili che non vengono toccati dal provvedimento, e quelli di serie B invece, la parte più debole e indifesa della popolazione che è l'unica a rimetterci? Non ci rimette Banca Italia, che è la prima responsabile della mancata vigilanza e del mancato allarme dato per tempo per tutelare i risparmiatori, la quale detta al governo Renzi, che esegue supinamente, questo vero e proprio salvacondotto per sé e che però condanna i cittadini. Si ripete lo schema già visto per il decreto sulle popolari. Questo decreto fa salva la pletora di dirigenti di Banca Italia che, venendo meno al mandato istituzionale, pensano più a conservare il potere loro e dei loro amici piuttosto che vigilare nell'interesse della collettività. Sono salvi i numerosissimi e pagatissimi dirigenti, presidenti, membri del CDA di queste banche, fra i quali il papà della ministra Boschi, i sindaci, i collegi del collegio revisori, i consulenti, lì per nomina clientelare piuttosto che per merito, i quali invece di occuparsi di far funzionare queste aziende di credito, gestivano su nomina politica e per interessi politici centri di potere con stipendi e compensi da favola, elargendo crediti ad amici, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito, portando infine queste banche al dissesto. Salviamo loro e mandiamo all'inferno, alla disperazione, al suicidio purtroppo in alcuni casi, povera gente, umili risparmiatori, che con questo decreto perdono tutto, i risparmi di una famiglia, di una vita, frutto di duro lavoro, di sacrifici, di rinunce, i risparmi che servivano per pagare la malattia, la vecchiaia, gli studi ai figli, la casa per i figli. Questo decreto non è solo contro la Costituzione, Presidente, questo decreto ci indigna e ci scandalizza perché è contro la morale, è contro l'etica, ma è soprattutto contrario al nostro senso di giustizia. Si sente parlare di pace in questi giorni di terrorismo e di guerra. Ognuno parla di pace, in primis gli esponenti del governo, la Presidente della Camera, che ci nauseano con la loro vuota retorica buonista. A parte le chiacchiere, questa è la realtà, quella di un governo che spara, armato da Banca d'Italia, su cittadini inermi e provoca una gravissima ingiustizia. Parlate di pace, ma ricordate che non c'è pace senza giustizia. Con questo decreto, le centinaia di migliaia di cittadini truffati hanno diritto di dichiararsi in guerra personale con i veri responsabili, denunciando
del loro dissesto, fra cui il governo che è l'esecutore materiale di questo vero e proprio scempio, e noi siamo al loro fianco.